Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani in visita in Terra Aretina, in particolar modo per la LFI, che ha una nuova guida tra i progetti futuri, un collegamento tra Arezzo e Siena, ma c'è stato modo di parlare anche di Media Etruria. Io sono convintissimo della necessità, però dobbiamo superare la logica campanilistica, perché se non ci affidiamo ai tecnici che individuano una soluzione e su quella soluzione poi tutti ci concentriamo per stimolare il governo a realizzare la stazione, con i contrasti reciproci non si va da nessuna parte. Quindi io ripropongo su Media Etruria, di cui sono un convintissimo sostenitore, il metodo che io veda bene Rigutino, perché Rigutino incrocia sia la ferrovia lenta sia la ferrovia veloce, quindi è il luogo adatto dove chi vuole andare in treno può prendere magari dal Valdarno a San Giovanni, Montevarchi, il treno arriva a Rigutino e lì interscambia e va a Roma con l'alta velocità, che questa sia la posizione che io ho sempre sostenuto, non è un mistero, ma io sono aperto. Su LFI la sfida è invece un collegamento diretto tra Arezzo e Siena. Sfide come queste di andare da Arezzo a Siena, sicuramente è una sfida che raccogliamo, anche cercando delle soluzioni che possano essere immediatamente prese, quindi ancora, cioè, impostare il discorso del bypass ferroviario nella zona di Siena Lunga, ma anche cercando di gestire intanto con la linea esistente, quindi dando la possibilità al Presidente Giani di vedere realizzata questa possibilità.